vuoi cambiare qualche aspetto della tua vita? Cambia modo di descriverla. Sì, perché con le metafore e i modi di dire, soprattutto con quelli inconsapevoli, che diciamo inconsciamente, noi non solo descriviamo la realtà che ci circonda, le cose che ci succedono, ma ce le creiamo anche. Prima ce le creiamo e poi le descriviamo e magari anche ci lamentiamo. Molte volte, troppo spesso, sento dire delle frasi che sembrano potenzianti, sembrano di motivazione, di rinforzo. In realtà possono farci molto male, perché alcune volte quello che diciamo, le parole, possono trasformarsi in sintomi, possono veramente crearci i problemi e le difficoltà che poi diciamo e descriviamo di avere. Ecco, per esempio, sento dire troppo spesso: lotta per i tuoi sogni. Devi sapere che il cervello non capisce le metafore, non le percepisce. Cioè, tu dirai, come non le percepisce? Se le sa creare. Sì. Il cervello in questo caso è come un computer. Cioè, se tu introduci in Word, in un testo, al PC e scrivi io lotto per i miei sogni, è chiaro che il computer non sa capire se questo lotto è in senso metaforico o se è in senso letterale. Cioè, se tu dici mi spacco la schiena tutti i giorni e magari è solo metaforico perché sei un impiegato o un'impiegata e quindi non è reale, non ti spacchi realmente, letteralmente la schiena tutti i giorni. Ecco, il cervello registra questa frase come lo registrerebbe un computer, non capendo se quella cosa è un comando vero, letterale o metaforico. Per cui se tu dici e ti dici lotta per i tuoi sogni, quello che avrai è una difficoltà dopo l'altra, sicuramente riuscirai a superarle. Ci sono ovviamente sempre alti e bassi, è chiaro, e non sto dicendo che non riuscirai a raggiungere i tuoi sogni, semplicemente ti stai predisponendo per lottare per i tuoi sogni. Quindi ti stai predisponendo per qualcosa che sicuramente sarà faticoso. Nessuna lotta è mai stata non faticosa, non difficoltosa. Come puoi fare? Beh, innanzitutto iniziare a renderti conto se anche tu dici o senti dire da qualcuno che sta vicino a te lotta per i tuoi sogni o lotto per i miei sogni, e ti invito a sostituirla. Come? Beh, per esempio, gioca con i tuoi sogni. Impegnati per i tuoi sogni. Gioca o impegnati per i tuoi sogni. Passerai da uno stato negativo, da uno stato in cui comunque ti predisponi, sì, l'adrenalina ci vuole, ma puoi avere anche adrenalina per giocare, per impegnarti, per concentrarti a raggiungere i tuoi sogni. Non per forza devi lottare. Se inizi a sostituire queste piccole sfumature di parole, io ti garantisco che nel giro di qualche settimana anche tu potrai vedere dei risultati tangibili che migliorano concretamente la tua vita e anche la vita delle persone che ti stanno attorno. Io ti parlo per esperienza e infatti ho raccolto un po' tutti questi modi di dire, ti invito anzi a seguire anche gli altri video di coaching linguistico, e se questo video ti è piaciuto ti invito a condividerlo per farmi crescere assieme a te con le tue amicizie. Se invece non ti è piaciuto, beh, mi dispiace, come sempre ti invito a condividerlo con le tue inimicizie, è peggio per loro. Io sono Luana Landolina e ti ringrazio per la compagnia. Ciao e al prossimo video! Perché ci sono tre pilastri alla base della qualità della nostra vita: come mangiamo, come parliamo e come agiamo. Seguimi su Quality Life Coaching.